applauso alla Stoke Faith Band. E allora, signori e signori, penso che potremmo dare inizio a questa splendida serata. Vorrei un applauso alla banda musicale di Pont-Saint-Martin, un applauso ai pifferi e tamburi di Enderate che ci aiuteranno in questa splendida serata, spero. Quindi, signore e signori, questa serata, giorno del Signore 22 febbraio 2020, il presidente Battista Henrietti, che è già scappato, i componenti della Proloco ed io vi diamo il benvenuto alla presentazione dei personaggi della 110ª edizione del Carnevale Storico di Pont-Saint-Martin, di questo splendido paese. Il miracolo si ripete ancora. Ancora una volta il popolo pontsammartinese, seppur suddiviso in 8 splendidi rioni che vogliono ricordare, che voglio ricordare, Insula Verna, Insula Vicus Colubris, Insula Pontis Romani, Insula Ris, Insula Flata Primus Maius, Insula Fundus Tauri, Insula San Rocco, Insula Leonis e i Salassi, si ritrova unito in un solo intento, quello di regalare e regalarsi il carnevale più bello di sempre, come sempre ormai da 110 anni. Siamo vecchi, amici miei. È vero, come carnevale siamo vecchi. Pochissimi carnevali hanno la nostra età, talmente vecchi che hanno dedicato un francobollo al nostro carnevale, ma siamo anche giovani fuori e dentro, ed è nella giovinezza interiore e nella gioventù di oggi che dobbiamo attingere per poter andare avanti fino all'infinito e oltre. Ed è proprio per svecchiare un po', anzi direi ringiovanire di molto, la presentazione non solo che chiamo qui, accanto a me, su questo palco, due splendide giovani che mi aiuteranno durante tutte le principali cerimonie ufficiali del Carnevale. Accoglierle con un applauso sarebbe banale. Quindi voglio un'ovazione. Compaiano Chiara Venanzio e Silvia Pramotton. Mi aiuteranno a dirigere il traffico che qua sul palco questa sera sarà molto, molto pieno. Allora, 10 anni fa il centenario. Ora, come consuetudine, in questa edizione celebriamo il decennale, ripercorrendo con la presentazione dei personaggi delle ultime 10 edizioni 2019-2010 l'ultimo tratto del cammino del nostro carnevale. Ma prima di tutto vorrei rivolgeste un saluto ancora
alla banda musicale di Pont Saint-Martin diretta dal maestro Walter Chenuil. Un applauso ai nostri senatori a vita, i pifferi e tamburi di Andrate. E un altro grande, grandissimo applauso a degli amici che vengono da lontano ma che sono sempre stati qui nel nostro cuore da che li abbiamo incontrati la prima volta. Signore e signori, dal sud della Scozia, alla loro quarta partecipazione al nostro carnevale, la mitica, insuperabile, splendida, unica Stow Pay Band! E saranno loro, la banda, i pifferi e la Stow Pay Band, ad accompagnare con la loro musica la presentazione dei personaggi del decennale 2019-2010. E si inizia. Signore e signori, sulle note dell'inno del carnevale, suonato dalla banda musicale, ci raggiungano qui sul palco edizione 2019, Ninfa Luisa Bosoni, Ancelle Erika Balzarotti e Ivette Moro, Cristian Luca Console, Diavolo Sandra Balzarotti, San Martino Claudio Ferrari. Edizione 2018, Ninfa Erika Scavarda, Ancelle Erika e Luana Nones, Console Marco Doveil, Diavolo Cristian Diamantese, San Martino Cristian Borde. Edizione 2017, Ninfa, Asha Grenier, Silvi Consol, Elisa Mussatti Ancelle, Console Alder Sicche, Diavolo Massimo Tirone, San Martino Andrea Gamba. Attenzione ai gradini. Ed ora sarà la musica dei nostri splendidi e splendide senatori e senatrici dei pifferi e tamburi di Andrate che accompagneranno edizione 2016, Ninfa Isabella Lucca, Ancelle Angela Clerine Maura Urbancolla, Console Valerio Herrera, Diavolo Andrea Nicoletta, San Martino Andrea Maneglia. Ninfa, Barbara Caffo, Ancelle, Tania Panetti e Nicole Mola, Console Marco Bettoni, Diavolo Alder Sicché, San Martino Cristian Isabel. Edizione 2014, Ninfa Marika Kappelin, Ancelle Simona Perendo e Viola Bramotton,
Cristian Capellin, diavolo di Die Cretas e San Martino, Modo Stevenè. Allora un applauso alla banda musicale e ai pifferi che ci hanno accompagnato fino adesso. Ed ora chiedo alla Stopei Band di accompagnare le ultime quattro edizioni con un loro pezzo. Stopei Band! Edizione 2013, Ninfa, Cristina Foscale, Ancelle Silvia ed Elisa Bavagna, Console Marc Clerin, Diavolo Jean-Luc Portè, San Martino Roberto Garavetti. Edizione 2012, Ninfa, Elisa Tabasco, Ancelle, Lara Domolo e Sharon Rampin, Console, Don Paolo Quattrone, Diavolo, Alessandro Ceresin, San Martino, Mike David Napoli. Edizione 2011, Ninfa, Carla Cretas, Ancelle, Elisa Fortuna, Elisabeth Mascia, Console, Simone Clerin, Diavolo, Lorenzo Vierengo, San Martino, Walter Cretas. Ed in ultimo, edizione 2010, Ninfa, Claudia Fassi, Ancelle, Valentina Bosonetto e Joel Balomi, Console, Mauro Tessaur, Diavolo, Mauro Cordera, San Martino, Vimo Allera. Ed ora, prima di iniziare la presentazione dei personaggi della 110ª edizione, è consuetudine un ricordo di tutti gli amici che non sono più qui, e lo facciamo tutti gli anni, che non sono più qui insieme a noi fisicamente, ma saranno sempre nella nostra memoria e nei nostri cuori. E continueranno a partecipare al nostro carnevale. E tra questi amici vorrei ricordare una ninfa che ci ha lasciato, nonché mamma di un console e di un'altra ninfa, Luciana Tedeschi. E non possiamo non ricordare con affetto un presidente della Proloco, colui che tra le altre cose ha creato il personaggio che questa sera indegnamente ricopro, Giovanni Aldighieri, e domani mattina lo ricorderemo insieme anche al Carnevale di Carema.
Con il loro aiuto il carnevale è cresciuto e l'insegnamento che ci hanno lasciato è quello di continuare la loro opera per offrire, come hanno fatto loro, la propria passione alle nuove edizioni di questa splendida festa che è il nostro carnevale. Da parte mia, da parte della Proloco, dalla Proloco tutta e penso anche da tutta la popolazione, giunga alle loro famiglie un affettuoso abbraccio. E un affettuoso abbraccio lo rivolgiamo anche alla banda musicale, salutando ancora una volta Lauretta Vignali. Ho parlato di festa, sì, perché il nostro carnevale è anche una festa, ma deve essere anche un'occasione per continuare a costruire un legame tra noi, popolo di Pont Saint-Martin, un legame che deve andare al di là della tradizione del carnevale, che ci aiuti a vivere e condividere insieme il tempo che ci è concesso per la crescita economica, culturale di noi stessi, delle nostre famiglie e del nostro paese. E non possiamo iniziare la serata senza chiedere al pubblico un applauso all'Associazione dei Rioni e a tutti i Rioni che li riunisce, che sempre operano attivamente per coinvolgere la popolazione nei festeggiamenti, nelle sfilate, negli addobbi e in tutto ciò che è il carnevale. E sulle note del nostro inno, a voi rappresentanti delle insule! L'Isola Verna! L'Isola Vicus Columbris! L'Isola Pontis Romani! L'Isola Lis! L'Isola Platea Primus Maius! L'Isola Fundus Tauri! L'Isola San Rocco! E l'Isola Leolis! Bello della diretta. Ed ora presenteremo tutti i personaggi che animeranno e guideranno questa edizione del Carnevale di Pont Saint-Martin che terminerà mercoledì 26 febbraio. Iniziamo la presentazione partendo da coloro che impersonano gli acerrimi nemici dei Romani. A voi il gruppo dei primi abitanti della valle. Musica banda! I Salassi, rappresentati da re, regina, da un guerriero, da tutti quelli che vogliono. Eccoli qua! Salassi! Entrino ora
i più giovani personaggi maschili del nostro carnevale. I romani a piedi! Gabriele D'Imperio! Cristian Mazier! Renzo Mazzarella! E Gabriele Pivano! Ed ora rivolgiamo lo sguardo e l'attenzione ai personaggi femminili che allietano il nostro carnevale, le romane impersonate da... Iva Menzul, Giorgia Anselmo, Lara Baraggia, Giorgia Borde, Valentina Boria, Melissa Fei, Agnese Ficarra, Nicole Fogliolei, Agnese Gamba, Stefania Lavarda, Laura Mazzotta, Sofia Merli, Chiara Stevenen, Alice Berselen, Sofia Williams. Romana Cavallo Sara Sartor Bagnò. Coloro che per il loro impegno, la loro passione e la loro dedizione hanno permesso al Carnevale di Pont Saint Martin di crescere e di migliorare di edizione in edizione. Ed ora fiato alle trombe! Escano i senatori a vita! Gino Agnesò, Piero Henrietti, Bruno Jacon, i Fagiolai, Luciana Pramotton, Augusto Rolandin, Walter Caffo, Fulvio Verdiani, Cleta Gioia, Alberto Creta, Sergio Sergi, Ivo Sicché, Francesco Macario, Giorgio Bonin, Zaccheo Candian, Hermes Perotto Ghi, Giampiero Costalaia per i Vigili del Fuoco Volontari, Gaston Fei, Renzo Garavetti, Claudio Bosonetto, Ercole Bosonetto Giorgio e i Piferi di Andrate. Ed ora non vi sento, piazza. Rioni! Rievochiamo le legioni romane che transitarono sull'ardito ponte dirette verso la Gallia Cisalpina. I romani a cavallo impersonati da... Yannick
Stefi e Andrea Roda, Yannick Villesi e Andrea Roda, e saliamo ora nella scala gerarchica romana per avvicinarci ai personaggi più influenti ed importanti dell'antica Roma. Compaiano i tribuni della plebe impersonati da Etienne Mangaretto, Maurizio Mentorani e Sebastiano Sicché. Allora vorrei che faceste ancora un grande applauso a tutti i personaggi usciti finora, al decentrale, ai personaggi del 110° Carnevale di Pont Saint-Martin, alla banda, ai pifferi, alla stope, ai band e a voi, popolo di Pont Saint-Martin, un applauso! Anticamente nel villaggio di Pont Saint-Martin la furia delle acque aveva travolto l'unica passerella esistente sull'Is. Proprio in quei giorni il santo vescovo Martino arrivò nel borgo ed ebbe l'idea di far costruire il ponte al diavolo. Costui promise che avrebbe portato a termine l'opera in una sola notte, in cambio del primo essere vivente che avesse attraversato il nuovo ponte. Satana, con l'aiuto di una fitta schiera di spiriti diabolici, edificò un ponte bello, grande e solido. Il giorno dopo San Martino, recatosi sul luogo con tutto il popolo, prese un pane e liberò un cagnolino affamato. L'animale si lanciò per primo sul ponte e finì nelle grinfie del diavolo, che scomparve furioso ed urlante con gran rumore di odore di zolfo. Da quel giorno il popolo pontsammartinese, a perenne ricordo di questo fatto, celebra ogni anno il ritorno dei personaggi della leggenda. Compaia il santo vescovo Martino impersonato da Massimiliano Perozzi. Bianca. Compaia ora, furioso ed urlante, con gran rumore d'odore di zolfo, il diavolo suo nemico impersonato da Harry Clarin.
Al diavolo e a San Martino! È già sparito. Diavolo, stai fermo un attimo. Fermo un attimo. A nome e per conto della congrega del diavolo e San Martino, ogni anno il diavolo e San Martino della precedente edizione consegneranno ai nuovi interpreti i simboli indiscutibili del personaggio, il forcone per il diavolo e la spada per San Martino, consegnati da Sandra Balzarotti e Claudio Ferrari. Verrà consegnato anche un medaglione simbolo dell'appartenenza alla congrega. Popolo, non vi sento! Guardate che se non applaudite il diavolo si arrabbia, eh? San Martino è bravo, ma il diavolo... Ancora un applauso! Che comprende tutti i personaggi fin qui usciti. E a proposito del diavolo, voglio ricordare e ringraziare in questa serata chi ha portato a termine la costruzione del diavolo appeso sotto il ponte, Gianni Balagna. Grazie Gianni. Era il più alto personaggio della Repubblica Romana e costituiva la meta suprema della carica politica di ogni cittadino dell'antica Roma, ed è certamente il più alto personaggio maschile del nostro carnevale ed anche il più ambito. Giunga fra noi il valente console impersonato da Luigi Peretto. Riceverà da Chiara e Silvia la corona da loro che ornerà il suo capo per tutta la durata del carnevale. Il nostro sindaco Marco Sicché consegnerà ora le chiavi del paese, simbolo di potere, al nuovo console. Il paese è tuo. Chiamiamo ora sul palco il console della 109esima edizione, Cristian Lucà, che consegnerà al nuovo eletto il medaglione e il lavaro simboli del Collegium Consulum. Ed eccolo.
Ed ora, in onore del console, le abbiamo viste arrivare. È stato un fuori programma, ma si meritano anche un passaggio di ritorno. Le insule vinte dal 2009 fino ad oggi, in rassegna, in onore del console. Escano le insule! Musica Pifferi! E voglio un applauso grande dalla piazza! Allora, lo faccio stare un po' qua con me perché lui ha paura, è spaventato, deve essere spaventato questo console? No, gli volete già bene? E allora, non hai da niente di cui preoccuparti. Come consuetudine, ogni anno un nuovo senatore entra a far parte dei personaggi del nostro carnevale. Da molti anni abbiamo trovato persone lontane con le quali oramai abbiamo intrecciato rapporti che vanno oltre il semplice scambio culturale. Sono diventati amici e direi quasi concittadini. Queste persone provengono da un continente che si chiama Europa e di cui anche noi ne facciamo parte, non dobbiamo mai dimenticarlo. Provengono da terre francesi e da terre spagnole, ma per noi sono fratelli, no frère e nuestros hermanos. Popolo di Saint-Martin, i nuovi senatori a vita sono i nostri fratelli, no frère de Saint-Martin, Loire Atlantique, Francia e nuestros hermanos di Vetera, Spagna. Inno del carnevale di Saint-Martin alla banda, grazie! E ci raggiungono qua, sul palco! Ai nostri fratelli spagnoli e francesi! Viva Spagna! Ed ora chiederei ai senatori se mi portano le due pergamene. Per favore, un attimo di attenzione. Allora, prima motivazione.
con l'autorità, e sto parlando a nome del console, con l'autorità riconosciutaci dalle tradizioni dello storico carnevale, che rievoca i fasti ed i nefasti di un santo e di un satanasso di sola astuzia armati, contendenti sulle rive del torrente, alla presenza del Senatus Populusque Ponsanmartinensis, proclamo alla carica di senatore emerito, insignito dell'onorificenza della toga pretexta, Michel Drouin, come rappresentante degli amici di Pont-Saint-Martin, Loire-Atlantique, ex assessore e tra i pionieri che hanno permesso di creare e coltivare i ricchi scambi fra le nostre due comunità, che da oltre 35 anni ci offrono l'occasione di scoprire le ricchezze e di apprezzare le differenze reciproche e di partecipare alle rispettive manifestazioni tradizionali. Prima fra tutte il nostro carnevale. Un applauso a Pont-Saint-Martin, Loire-Atlantique. Monsieur le maire, a vous, da donner e da consegner a Michel Drouin. E sempre a nome del console. Poi me la paghi questa. Con l'autorità riconosciutaci dalla tradizione dello storico carnevale, che rievoca i fasti ed i nefasti di un santo e di un satanasso di sola astuzia armati, contendenti sulle rive del torrente alla presenza del Senatus Populusque Ponsanmartinensis, proclamo alla carica di senatore emerito, insignito dell'onorificenza della toga pretexta, Germain Cotin d'Agil, come rappresentante degli amici Petra Valencia Spagna, ex sindaco, oggi giudice di pace, da 30 anni opera affinché le nostre due comunità conoscano e condividano tradizioni, manifestazioni, momenti, arricchimento reciproco che consolida il legame di amicizia e si rafforza in momenti aggreganti come il nostro carnevale. Puoi andare. E liberiamo il console. Da un documento del 1952, redatto da Amerigo Tamasso, si legge: Rechanté è una borgatella radicata sul ciglio di una roccia a picco, prospiciente l'abitato di Pont-Saint-Martin. È l'orrido burrone in cui si riversano garrule le acque d'un rivo, che subito si confondono con quelle rumoreggianti del torrente Lys. Vuole la tradizione che una giovanissima e ad assai leggiadra ninfa abitasse in un antro scavato nella roccia del vallone di Rechanté. Avvenne un dì che alcune persone di quella piccola borgata le si dimostrassero estremamente ostili e la incolpassero di iniquità. Di ciò tanto si rattristò la bellissima creatura dai capelli d'oro, che decise di abbandonare per sempre la non più ospitale dimora. Perciò fece cadere una pioggia torrenziale che ingrossò enormemente il rivo di Rechanté. Indi ritrasse e fermò le acque dell'Lys, formando un lago sul quale ella si adagiò maestosamente, ridando poi l'avvio alle acque nell'alveo asciutto dell'Lys. Alcuni abitanti di Pont-Saint-Martin
scorgendo la ninfa portata sui terribili e ingigantiti flutti, la invocarono affinché dalla rovina risparmiasse almeno il mirabile ponte romano. Abbassatevi, o bella, e lasciateci il nostro ponte. La ninfa, intenerita e commossa, passò senza recar danno né al ponte né al paese e scomparve nella dora, diffondendo nella valle l'ultima eco del suo canto gioioso, mentre i sammartinesi, riconoscenti, salutavano e ringraziavano a gran voce la bella e benigna protettrice. Accompagnata dalle due ancelle. San Martin, la meravigliosa fata è ancora tra noi e le ancelle sono ancora tra noi. Diavolo San Martino, console romani, romane, tribuni, solo con noi un'altra volta! Ed ora la consorteria delle ninfe, rappresentata dalla ninfa 2019, Luisa Bosonin, consegnerà alla nuova eletta la coccarda e lo stendardo che la accompagnerà per tutta la durata del carnevale. Cristina.
E il gruppo Ancelle consegna alle nuove Ancelle il segno distintivo di appartenenza. Venite! Popolo, non vi sento! E ora le insule in ordine di classifica relativa al trofeo Insula 2018 saliranno sul palco per omaggiare la nostra nuova e stupenda ninfa. Chiamo quindi l'Insula Berna e poi l'Insula Vicus Colubris, l'Insula Pontis Romani, l'Insula Lis, l'Insula Plata Primus Maius, l'Insula Fundus Tauri, l'Insula San Rocco, l'Insula Leonis, e a chiudere i saluti dalla ninfa dai Salassi. E intanto vorrei qua vicino a me il presidente della Proloco, per favore un attimo. Semira. Tifferi. Mi fate un... uno spillo. Mentre aspettiamo di terminare questa lunga serata con varie sorprese più o meno decise, ma è andata bene lo stesso. È andata bene? Grazie. Siete troppo buoni. Andiamo a chiudere questa serata ed ora, Rioni di Bossemartin, è giunta l'ora di presentare al vostro cospetto lo stendardo Insula 2020, che verrà consegnata al Rione vincitore del trofeo Insula 2020 e che verrà esposto insieme al vessillo del Rione dal lunedì pomeriggio sino al mercoledì delle ceneri, e che ritornerà il prossimo anno in esposizione al venerdì fino al lunedì, giorno di premiazione del nuovo concorso. L'ideazione dell'Insula quest'anno è stata affidata a Lucia Iannuzzi. Vorrei Lucia qui, che mi raggiungesse qua sul palco, e voglio che la accogliate con un grande applauso. Ed ora, signori e signori, entri a far parte del nostro carnevale l'Insula 2020! Avanti! Grande applauso a questa ragazza che l'ha ideata.
È già stanco il presidente. Grazie. Lucia. E ricordo che l'insula verrà benedetta lunedì mattina davanti al sagrato della nostra chiesa, benedizione che verrà anche per tutti i rioni. Che Dio vi benedica, rioni, ma nel vero senso della parola, perché il lavoro che fate è splendido. E non posso non ricordare e ringraziare l'autore del ciondolo di quest'anno, Michel David Bovo, e l'autore del ciondolo in legno, Paolino Paris. Lucia. Prima dei ringraziamenti di rito, un applauso ancora alle maestre e ai bimbi che ci hanno regalato uno spettacolo stupendo con l'ottava edizione del mini carnevale di giovedì 20. Non ho sentito l'applauso. Un ringraziamento allo staff di Carnevalissima. E non ho sentito neanche questo. E un ringraziamento ai rioni per la serata gastronomica di ieri sera. E anche questo l'ho sentito poco. E voglio ricordare con tutte le mie forze che il nostro carnevale è di chi lo fa, di chi da un anno per l'altro lavora, dedica ore, giorni, mesi alla realizzazione di questo spettacolo stupendo e che nessuno deve e può portarcelo via. Lo dobbiamo condividere e difendere tutti insieme, con il cuore e se occorre con le unghie. E coloro che sono venuti e che verranno a vivere con noi il nostro carnevale si possono portare via una cosa sola, uno dei più ricordi più belli e sani della loro vita. E a questo punto non rimane che godersi il finale di questa presentazione, ma prima doverosi ringraziamenti ancora a la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin, la settima comunità montana Montrose, i commercianti, l'Atletica Pont-Donat, tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardie forestali, vigili del fuoco volontari, il 118, i fagiolai, i polettai, al cuoco Maurizio, alla sarta Alessandra, a Roberto Andrea che ha curato con me le musiche e in ultimo ma non ultimo, se ci avete sentito e ci avete visti e grazie al service luce e audio di Carlo Bellagamba e Ultrasound Eventi, un applauso e Piro Italy per i fuochi. Ed infine qui con me davanti qui Chiara Venanzio e Silvia Promoton. Un applauso, efficientissime collaboratrici. Il presidente Battista Irietti ringrazia tutti i componenti della Proloco e tutti coloro che aiutano affinché il nostro carnevale sia sempre più bello. Buon carnevale a tutti!